You come here, ass fuck. E io inizio a pensare che sia proprio la democrazia ad essere contraria ai diritti delle minoranze, specialmente in questo momento storico in cui sembra che ciascuno lotti per difendere il proprio orticello, come se diventasse una gara a chi sta peggio. E con tutto il rispetto vero e profondo che ho nei confronti delle persone omosessuali che soffrono, ci sono categorie che soffrono 100 volte più di loro. Una fra tutte, i nani. Guarda, l'ho nominati, voi siete sbottati a ridere in faccia. Pensa che cazzo di vita fa un nano, no? Cioè, un omosessuale per essere discriminato deve fare qualcosa, un nano no. Esiste, tutti lo pigliano per culo. Io ho scoperto con sommo sdegno che sul web è pieno di pagine di nani, pieno, e sotto ci sono solo commenti di persone che vogliono noleggiarli. Capito che merda? Io ho letto un messaggio che diceva: sto cercando un nano per la cresima di mia figlia che si vesta da giocatore di basket, mortale. Che ti aspetti che arriva lì? Guarda Franceschina, il piccolo Kobe Bryant che gioca con l'elicotterino. Oh, capito che dicono ste merde? Esiste il nano freccette, ve lo giuro, ci sta un tabellone, mettono i caschetti i nani e li lanciano contro. E è legale, raga. Poi non avete idea, se facessi una cosa del genere con una qualsiasi altra categoria discriminata, ma sai che cazzo succederebbe? I nani frega un cazzo a nessuno, perché? Perché? Perché si tutelano ciechi, sordi o persone sulla sedia a rotelle? Perché cieco, sordo e sulla sedia a rotelle ci puoi diventare nano, no? Io veramente, proprio come atto di ribellione, per il mio prossimo compleanno voglio mettere un annuncio sul web in cui prendo una categoria a caso e seleziono quella. Sto cercando per il mio compleanno una donna mutilata di entrambe le gambe per riproporre il gioco della donna segata in due, finito male. Allora, ho comprato la macchina e anche le gambe di pezza, quindi tu dovresti infilarti dentro, poi attacchiamo le gambe di pezza, sporchiamo le giunture di pomodoro, quando cade la lama tu urli come una pazza e scappi. Ora, all'interno del mondo dei nani sicuramente ci saranno delle donne. All'interno di questo mondo di nane e donne ci saranno sicuramente delle lesbiche. All'interno di questo mondo di donne, nane e lesbiche ci sarà sicuramente qualcuna nera. Ecco, prendiamo la persona più sfigata al mondo. Donna, nana, nera e lesbica. Veramente ci manca che c'ha il carattere di Massimo Giletti e peggio di così non ti può succedere niente. Secondo voi, lottando per i diritti di ogni singola minoranza, creeremo mai un mondo ad uso e consumo per una donna, nana, nera e lesbica? No. E la dico, perché non lottiamo per i diritti della persona, no? Tutti insieme. Lei mi guarda storto e dice, ma tu sei un maschio caucasico cisgender. Sì, ma sono anche un ex povero, ex depresso, attualmente comico. Lavoro più precario al mondo, non so se lo sapete, perché nella comicità, da un momento all'altro, tu puoi smettere di far ridere. Guarda che cazzo di gelo. Pensa quando gli succede, bastano 2 mesi, e ti ritrovi con l'amico tuo e ti appoggia un braccio sulla spalla e ti fa, ti ricordi, Fili, quando facevi il comico? Eri bravo. Sì, ti dovevi impegnare un po' di più, secondo me ce l'avresti fatta. Però adesso mi vai a lavare il cesso perché ti pago per fare quello, perché non sai fare un cazzo nella vita. E tu stai lì, grazie, grazie. Veramente, io vorrei passasse questo concetto. Uniamoci e lottiamo insieme per i diritti della persona, perché a volte anche le maggioranze, quando non sono coese, non ottengono nulla. Prendiamo le donne. Siete la maggioranza, ma quasi sempre vi comportate come se foste una minoranza. E di fronte ad ogni dibattito pubblico, le donne che fanno si indignano, polemizzano, si incazzano, si lamentano e qua, 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 qua. Mi stai odiando, eh? Sì. Ora, l'ultima battaglia delle donne italiane è abbassare l'IVA sugli assorbenti. Che cazzo di battaglia è? C'è una differenza fra uomini e donne, che è il ciclo. Voi ce l'avete, noi no. Per causa del ciclo, voi pagate dei soldi che nessun uomo paga. Di che stiamo a parlare? Dovreste prendere, siete 32 milioni in Italia, potreste prendere 32 milioni di cazzo di firme, portarle in Parlamento senza manco sta a parlare. Da domani assorbenti gratis. Manco questo sapete fa. Qua, 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 qua. Qua, 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 qua. Quindi, cari amici omosessuali, cari amici nani e cari amici comici, lottiamo e uniamoci tutti insieme, perché se non lo faremo, rischiamo di fare la fine delle donne. Grazie!